Stupenda questa camera, a parte che è immensa, c'è cioè, il nostro letto, quella poi la vista, qua c'è tipo il salottino e qua c'è la vista dentro all'hotel che è meraviglioso. Questo è l'ingresso dell'hotel, questo è il bagno, c'è pure la vasca. Veramente stupendo, adoro tutto. Appena tornata in camera dopo i mercatini, quindi se sono un po' così così è perché abbiamo camminato fino adesso e fuori la temperatura è molto molto fredda, diversi gradi sotto lo zero, quindi sono tutta infreddolita. Però è stato molto bello perché eravamo ai mercatini, c'erano un sacco di cose fatte a mano, artigianali, tipiche di qua, ha anche nevicato mentre giravamo, insomma è stato veramente magico. E intanto mi trovo davanti a questa bellissima vista, non smetterò mai di dirlo, adesso così tra l'altro non si vede granché però. È come se fossi in una reggia, veramente un posto bellissimo qua in hotel. Adesso ci riposiamo un attimo, io mi sa che bevo qualcosa di caldo perché appunto sono molto infreddolita e poi andiamo alla spa. Non so se si potrà fare foto o video, ma ho visto le foto sull'hotel, cioè sul sito dell'hotel e mamma mia, è un posto bellissimo. Tra l'altro, i miei paesaggi innevati danno un sacco di tranquillità e guardando anche il castello, il Danubio, tutto innevato così, anche il ponte, secondo me era un paesaggio veramente molto molto carino. Poi abbiamo pranzato in un bar che faceva angolo, quindi c'era questa bellissima vista sul Danubio. Pazzesco. Quando vengo qua in Ungheria solitamente non ho tanto modo di girare perché comunque vengo qua per stare con la mia famiglia. Questa occasione invece è speciale perché siamo venuti per il compleanno di mia nonna e quindi per festeggiare siamo venuti in questo posto molto speciale e siamo andati appunto a fare un giro ai mercatini di Natale, visto che fra pochi giorni è Natale. Probabilmente quando uscirà questo vlog mancherà un solo giorno a Natale. Comunque è stata un'esperienza veramente diversa perché credo di essere stata ai mercatini tantissimi anni fa qui a Budapest. C'era tanta gente, ma era molto vivibile e appunto
L'unica cosa che mi ha un po' disturbata è il freddo, perché mamma mia, si congela. Però per il resto io sono sempre super entusiasta e contenta. Mi sono dimenticata di dire che qua in hotel hanno lasciato dei cioccolatini sul letto e mi sento super coccolata qua. Sono tornata a casa ieri sera, ma alla fine non ho avuto tanta voglia di filmare perché ci sono stati un po' di problemi con il volo in aeroporto, insomma è stato un rientro abbastanza faticoso e stancante. Però sono molto contenta dei giorni che ho passato a Budapest, innanzitutto perché sono stata assieme a mia nonna e ci siamo veramente rilassati in hotel. È stato molto molto piacevole essere circondata da tutto quel lusso, quelle coccole, e nonostante il freddo glaciale all'esterno, la neve, è stato bello poter rientrare poi in hotel al calduccio, stare in piscina. Spero che questo breve video vi sia piaciuto. Io vi saluto perché questo è l'ultimo video per dicembre, quindi è anche l'ultimo video dell'anno. Vi faccio tanti auguri di buon Natale, buone feste. Spero che possiate passare questo periodo insieme ai vostri cari, alla vostra famiglia, e soprattutto vi auguro un buon inizio 2019. Spero davvero che l'anno prossimo possa portare tanta serenità e tranquillità a molti di voi. Io non so quando tornerò a fare video. In questo periodo ho capito che ho bisogno di riflettere tanto su quello che voglio fare, quindi mi prenderò una pausa che potrà durare 2 o 3 giorni, un mese o di più, ancora non lo so. Non so quando tornerò a fare video, ma vi farò sentire sicuramente su Instagram. Detto questo, io vi saluto. Ciao!